quelli però in predicato di poter giocare in modo tale nello stesso tempo da conoscere il reale valore e il fatto che siano poi pronti o meno per essere impiegati, quindi le condizioni fisiche, quelle psicologiche, nello stesso tempo giochiamo con la squadra titolare, poi vorrà fare pretattica, sarà libero di poterlo fare la domenica, perché giocando con una squadra valida il giovedì ci si può rendere conto anche dello stato di forma di alcuni calciatori, cosa che non si può fare con la Berretti. Sappiamo che gli allenatori di oggi preferiscono essenzialmente avere il fesso in mezzo, cioè la squadra inesistente, per poter provare gli schemi. Poi alla fine succede che giocando con i fantasmi, la domenica successiva ci si possa trovare di fronte a degli avversari che siano tutt'altro che dei fantasmi, che non si sia poi in grado di arginarne la prepotenza agonistica e che quindi poi sia, alla fine, la formazione subisca delle reti fotocopie. Abbiamo subito delle reti fotocopie, uno dietro l'altro, insomma non è possibile incassare delle reti di squadre che hanno un organico inferiore a quello del Cosenza, ma di certo non si può andare a Ravenna, squadra che 2 anni fa ha abilitato in Serie B, che lo scorso anno ha perso i play-off per una manciata di secondi, insomma, aveva ancora una volta agguantato la Serie B, quindi è naturale che il tecnico toscano deve capire che non si va a Ravenna, non stiamo giocando in C2, non possiamo andare a Ravenna immediatamente con 3 punte utilizzando immediatamente l'arma di dover aggredire l'avversario, di farne un colboccone, perché questo non ha pagato a Reggio Emilia, non ha pagato a Rimini, non ha pagato nemmeno a Ravenna. La difesa va rivista, a nostro avviso Ungaro è il calciatore che può giocare tranquillamente da centrale, grande prestanza fisica, e insegniamo a questi ragazzi, perché sono sempre dei ragazzi fino a quando non smettono di giocare, a parlare, ad animarsi tra di loro. Abbiamo bisogno di un centrale che gridi, non soltanto che marchi l'avversario, che lo anticipi, che sia forte di testa, ma che sappia prima di tutto portare avanti la squadra nell'attuare il fuorigioco, che la guidi nello stesso tempo, visto che Fiore gioca da centrocampista, e che parli. Qui abbiamo bisogno di gente animata, la squadra spesse volte corre, è forte nell'intensità, però i collegamenti, anche verbali, mancano. Il fatto che i calciatori non parlino tra di loro, non perché debbano parlare, perché deve parlare ovviamente il campo, debbono parlare le giocate debbono essere continue, ma un po' di chiacchiericcio nel campo dove i calciatori si animano e si aiutino tra di loro è importante, quindi animarsi, aiutarsi. Non dobbiamo essere noi, ma ci è sembrato che Toscano debba fare esperienza in questa categoria, è bravo nel recuperare i calciatori. Abbiamo detto Toscano è un allenatore dal valore aggiunto, perché fa un lavoro che pochissimi allenatori sanno fare, quello di riprendere calciatori o finiti o calciatori depressi o calciatori sul viale del tramonto e riproporlo, di riproporre i giovani, di aiutare i giovani nella crescita. Stiamo vedendo però alcune lacune, che sono quelle di insistere su un modulo. Quando sentiamo qualche giornalista che dice non è il modulo, diciamo stai a casa, perché il modulo sostanzialmente è valido, ma i moduli debbono essere tanti, debbono essere provati, applicati in allenamento, provati anche con squadre di spessore. Sarà bene che durante il periodo delle vacanze e in prossimità della ripresa degli allenamenti, quando ci sarà un ricarico atletico, si giochino anche delle partite con delle squadre dove poter misurare di nuovo le nostre capacità di ripresa del campionato. Abbiamo comunque sperperato dei punti, questi punti potevano essere altrettanti pareggi ed erano punti che corroboravano la nostra classifica, li abbiamo persi perché abbiamo insistito a voler vincere a tutti i costi, nella speranza che il Cosenza riecheggiasse, questo Cosenza di prima divisione, quello vittorioso negli anni precedenti, ma questo è un torneo diverso, diversa è la categoria, diverse sono le prestazioni, diversa è la maturità tecnica dei calciatori e nello stesso tempo anche la qualità. E allora adesso vediamoci le interviste, intanto siamo stati in questi giorni nella macchia dell'entroterra dell'Adriatico ad Argenta,
siamo recati in visita, ve l'avevamo promesso, per intervistare e colloquiare con i familiari di Bergamini, con il papà e con la sorella, che sono stati testimoni importanti. È un'intervista drammatica che Bannis e Cam Tele 3 manderanno in questi giorni in onda, ma è forse l'unica intervista vera rilasciata in tutti questi anni, al di là del pavoneggiamento di Rai 3 della settimana scorsa, su Chi l'ha visto, perché solitamente poi la Rai pretende che ci siano alcune condizioni per fare delle rivelazioni, oltre a fare scrivere dei compromessi. È successo anche a me tutte le volte che sono stato ospite, ancora però diventa nello stesso tempo riduttivo dover firmare delle compromissioni con la Rai, perché alcune cose si possono dire e altre non si possono dire. Domizio Bergamini e Donata Bergamini invece con me sono stati nello stesso tempo chiari, esplicativi, hanno saputo dire la loro con grande sincerità e di fatto poi hanno, come dire, finalmente tirato fuori quello che in tutti questi anni hanno parzialmente detto, perché parzialmente è stato riportato dalla stampa. Ma quando Petrini parla di una stampa incapace di avere degli editori che facciano pubblicare il tutto, dice la verità. E noi, in questa, che non è un'inchiesta, è un colloquio, è un'intervista colloquio con i genitori, il padre e la sorella che tuttora sono alla ricerca di una verità, ma forse loro la verità la sanno, l'hanno capita, traspare da quello che dicono, ma quello che più inquieta è che, pur essendoci una verità, le istituzioni, questa verità, quelle sportive, quelle politiche, quelle giudiziarie, questa verità non l'abbiano saputa per nulla fare trasparire, portarla a galla, perché si potesse dire: è successo questo, Bergamini si è suicidato, non si è suicidato, ma c'è una verità che grida vendetta e c'è una verità che vogliono i genitori di Bergamini. Noi con questa intervista pensiamo di aver fatto il nostro dovere di televisione cosentina nel pubblicarlo. Intanto vediamoci le interviste che non sono quelle dei familiari di Bergamini, ma sono quelli degli attori protagonisti in campo in tribuna stampa della partita Ravenna-Cosenza persa dalla formazione rossoblù per 3-1. Bellissima partita, abbiamo fatto un primo tempo strepitoso e devo dire che purtroppo dopo già avevamo diverse mancanze, è venuto a mancare anche purtroppo Giordano, che si è fatto male, e quindi abbiamo giocato anche con grandi difficoltà, perché in effetti i centrocampisti non ne avevamo più, però credo che oggi tutti i tifosi si siano divertiti molto, abbiamo voluto vincere questa partita. Il primo tempo l'abbiamo fatta benissimo, il secondo tempo per due bombe che hanno tirato i tifosi del Cosenza ci siamo distratti, abbiamo beccato questo gol, dopodiché però abbiamo controllato bene la partita. Complimenti alla squadra e complimenti ai tifosi. Bene, molto equilibrato, perché adesso i risultati di oggi erano anche tutti in pareggio, quindi ecco qua, abbiamo preso il Portogruaro, quindi direi che è molto equilibrato, e noi ritengo che finalmente, poi se riusciamo a recuperare quei giocatori che abbiamo con gli infortunati, penso che potremo dire la nostra. Ci sono stati 10 minuti in cui non abbiamo avuto 10 minuti blackout, per il resto la partita l'abbiamo fatta noi.
se avessimo segnato il rigore sarebbe stato diverso, anche pareggiare il 2-0, l'hanno fatto sul palo di Danti, la stessa azione è stato il 2-0 in contropiede. Troppe distrazioni, qualche assenza di troppo e la fortuna che non ci assiste, sinceramente. Oggi la fortuna sì, perché la partita di Reggio Emilia l'abbiamo sbagliata noi. Questa, sinceramente, il secondo tempo c'eravamo solo noi in campo e la partita l'ha fatta in Cosenza. Gol fotocopia, due palle inattive, quel contropiede su quel gol. Un peccato, sapevamo che loro erano forti sulla palla inattiva, noi abbiamo avuto una nell'assenza dell'ultimo minuto con Di Bari che insomma in aria si fa sentire e abbiamo avuto qualche problema. Ungaro ha fatto un ottimo secondo tempo, Chianello aveva giocato bene, però sulla palla inattiva effettivamente ne soffriamo un pochino, non siamo altissimi magari, insomma, alto effettivamente, può giocare, ha fatto un buon secondo tempo, oddio, loro si erano anche chiusi, quindi insomma hanno provato di meno, però ha dato un buon contributo.